Preferite la pace o i condizionatori accesi? Citazione Mario Draghi. Perché naturalmente al centro dell'attenzione in questo momento ci sono le sanzioni che l'Unione Europea sta pensando e che andrebbero a colpire fortemente, diciamo, l'economia a livello mondiale, perché si tratterebbe di limitare ovviamente ancora di più i rapporti commerciali tra l'Europa, in questo caso, e la Russia. Si parla di gas, si parla di petrolio. Mario Draghi, per esempio, sul gas dice che bisognerebbe mettere un tetto a livello europeo, però questa è un po' la considerazione che ha portato a questa domanda e che chiedo anche a voi, insomma, come valutate, se l'Europa dovesse proseguire con la sua, diciamo, politica, tra virgolette, che andrebbe a colpire ancora di più la Russia, noi saremo d'accordo. Perché, e qui appunto la domanda provocatoria, preferite la pace o i condizionatori accesi? Perché si parla ovviamente di prezzi, di rincari energetici, quindi bollette della luce e del gas che sappiamo essere già molto pesanti per i consumatori e per le imprese. E però Draghi dice: se vogliamo la pace dobbiamo fare qualche sacrificio. La domanda però è la seguente: nonostante Draghi, per correttezza, bisogna dirlo, insomma, ha promesso o comunque ha detto che il governo farà il possibile per aiutare proprio le imprese e i cittadini che sono penalizzati da questi rincari con un controllo dell'inflazione, inflazione che in Italia ha raggiunto il 6,7%. Bisogna però in altrettanto modo dire che forse questo confronto è un po' eccessivo, perché tutti vogliamo la pace. Chi non vuole la pace? Forse qualche piccola eccezione, perché il 100% assoluto non c'è mai. Ma insomma, tutti vogliamo la pace, ma vogliamo anche poter vivere con dei prezzi dignitosi, perché in un paese dove purtroppo ancora il lavoro è carente, dove ancora i prezzi, scusate, dove ovviamente gli stipendi rimangono sempre gli stessi, ma i prezzi sono assolutamente elevati e non si sa fino a che punto potranno essere elevati, beh, e allora questa sicuramente è una risposta che l'Italia e gli italiani hanno bisogno al più presto. Cosa ne pensate? Fateci sapere. Preferite la pace o i condizionatori accesi? Ha fatto bene Draghi a lanciare questa provocazione?